piega, non ti regge se ci metti l'acqua. Valeria, qua ti vogliamo. Un altro pareggio beffa? No, più che beffa, giusto direi, perché comunque oggi siamo andati in vantaggio, nonostante diciamo, il nuovo inserimento in difesa che ha dato un po' di esperienza in più alla retroguardia, credo che soprattutto nella fase centrale del campo, quindi a centrocampo, non si è giocato come magari eravamo abituati in passato. Quindi queste gare insomma, si mettono sempre difficili per noi quando non riusciamo ad andare sul 2-0 e sul 3-0, perché poi essendo una squadra giovane caliamo la distanza. Purtroppo con un bel jolly, un gol bellissimo che è stato fatto credo al numero 10 dell'Imola, ha pareggiato e quindi poi nel finale anche buttare insomma, con la Suono che è arrivata appena stamattina, che dovrebbe dare un po' di incisività in più al nostro attacco, non è servito a nulla. Calcio femminile, bisogna aspettare alla lunga quello che succede, perché poi delle squadre anche che stanno diciamo, in testa alla classifica, il problema è che oggi la squadra non ha una sua identità in campo, e questo che insomma, spaventa più di tanto. Di certo abbiamo bisogno almeno di un altro paio di ragazze per poter completare l'organizzazione qualitativamente, ma il problema non è questo, perché la squadra tecnicamente è forte, è buona, però poi tutto quello che fanno durante la settimana non lo mettono in campo al meglio la domenica. Un po' di esperienza in più. Domenica scorsa abbiamo fatto una bella gara fuori casa, potevamo vincere alla grande, oggi non abbiamo ripetuto la prestazione della settimana precedente, è strano, sono ragazzi, sono giovani, una settimana va bene, una settimana non va bene, per il momento dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento. Non uno, ma abbiamo fatto 3-4 passi indietro alla prestazione di Siena. Squadra poco convinta, poco carattere, tutto quello che costruiamo durante la settimana a volte entrando in corretto angolo di gioco è come se si perdesse. Speriamo che con questi due nuovi innesti abbiamo la possibilità di lavorare su qualcosa di concreto e su qualcosa che ci possa aiutare a fare un salto di qualità, ma non tecnicamente, perché la squadra si esprime quando vuole bene, proprio a livello di esperienza e di carattere.
Laugolini ha messo a posto una difesa che a me già era piaciuta, perché i gol che avevamo subito in queste settimane, anche se sono parecchi, nel senso che abbiamo una media di un gol e mezzo a partita, però avvengono su calci da fermo, su limiti, su tagli da fuori, su tiri da fuori aria, oppure su alcuni errori che non sono dovuti assolutamente a errori tattici, ma a volte anche a queste condizioni atmosferiche che penalizzano un po' la scelta del tempo e l'intervento delle ragazze. Speriamo che questo Natale porti un esame di coscienza per chi pensa che questo sia soltanto uno sport, un divertimento e non abnegazione e dedizione al 360 gradi, e porti anche alla squadra un po' di fortuna, che in questo periodo sembra girare tutto contro.